Ciao a tutti, mi trovo presso lo stand FCA del Motor Show di Bologna 2017. Sono qui in particolare nella zona delle Jeep per dare uno sguardo insieme a voi alla nuovissima Jeep Compass, crossover barra SUV di Jeep del marchio americano. Si rinnova completamente rispetto alla vecchia edizione, è totalmente un'auto nuova, come possiamo notare innanzitutto dal punto di vista estetico, perché notiamo questo posteriore con gruppi ottici LED e sigle 4x4 limited, vetri oscurati. Ripeto, un'auto totalmente diversa dalla vecchia Compass. Noto piacevole sorpresa per gli amanti dei sistemi audio automotive e non, che l'impianto audio di quest'auto è della Monster Beats. C'è il portellone elettrico, come è stato appena mostrato dalla responsabile per lo stand Jeep. Andiamo a dare un'occhiata sulla fiancata, tra l'altro molto particolare la colorazione, perché è bianco, quasi bianco perla, con il tetto e i montanti in neri, quindi bicolore che si ripresenta anche per quanto riguarda i dettagli in plastica, che danno richiami più off-road, un classico stile Jeep. Telecamera anteriore e cromature, quella nella griglia, nella parte inferiore, sui montanti, sopra i finestrini, sotto gli specchietti, insomma un'auto che è piena, veramente piena di dettagli. Andiamo a dare un'occhiata agli interni della nuova Jeep Compass, magari abbassiamo il volume. Interni in pelle, come la maggior parte delle auto presenti qui al Motor Show di Bologna 2017. Cambio automatico, dovrebbe essere un automatico 9 marce, poi andremo a dare un'occhiata alla scheda tecnica. Qui c'è la zona dell'illuminazione, molto simile a quella che si trova su altri modelli Jeep, tipo Renegade. Il volante ovviamente con tutti quanti i comandi per controllare il sistema dell'infotainment, e diamo una breve occhiata all'infotainment per i controlli di radio, media, ovviamente climatizzatore azionabile, tutto quanto dal sistema del touchscreen e anche dei pulsanti in basso, navigatore, app, insomma c'è tutto un mondo da scoprire in quest'auto e non bastano questi pochi minuti al Motor Show di Bologna. Qui in basso vedo che c'è il selettore per le varie modalità di guida in base al terreno, quindi auto, neve, sabbia e fango. E interni in pelle, tessuto con il marchio Jeep. Il motore vediamo qui nella scheda tecnica, un 2000 multijet, cambio automatico a 9 marce, potenza di 170 cavalli e una coppia di 380 Nm. Che non fa mai male ovviamente su un'auto a trazione integrale come questa, trazione integrale Jeep Active Drive, e che quindi è veramente utile per quanto riguarda la guida in sterrato. Insomma, la Jeep Compass si è rinnovata totalmente nell'aspetto e penso anche nella sostanza. Spero che in futuro potremo portarvi un test drive a bordo del nuovo fuoristrada Jeep by FCA. Se vi è piaciuta l'auto e vi è piaciuto questo video, fatecelo sapere nei commenti con tutti i vostri pensieri riguardo a questo modello. Lasciateci like, commenti, condivisioni, quello che volete. Non dimenticate però soprattutto di iscrivervi al nostro canale di WeDrive, perché è lì che troverete tutte quante le novità e le anteprime dal Motor Show di Bologna 2017.